vestita. Grazie, Bruno. Sono emozionatissima. Stai attenta che se si spinge la candela muori entro l'anno. Questo è il giorno più bello della mia vita. Andiamo, bambini. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Luciana, sai che sei così carina. Lino, ci torno neanche volta. Dai, mamma, lasciala stare. Luciana, Luciana, stai facendo piangere la mamma, Luciana. Mamma, non c'è niente da piangere. Ma perché mi fai questo? Perché mi fai questo? Perché sono comunista. Ma dove c'entro? Sì, io che c'entro. Первого советского спутника почти никто не сомневался в промышленном, военном и научном превосходстве Америки. И вот неожиданно появился спутник, летящий вокруг Земли, и миллионы людей стали спрашивать себя, не суждено ли в конце концов коммунизму одержать победу. Thank you.
Ma silenzio. Contro il PSI che dobbiamo condurre la nostra campagna elettorale. E contro la falsa promessa che connubio Moro Nenni. I formisti sono i peggiori nemici della rivoluzione. Nonostante le apparenze, non fanno l'interesse del proletariato. Infatti difendono il padronato e l'immobilità dei rapporti di classe. Bravo, bravo. È per questo che proponevo di vedere Ottobre, no? Il film, quello di Eisenstein. Dove praticamente il rapporto tra bolscevichi e menscevichi... Sì, a Marzani. E basta con sti cineforum. Ma non l'hai visto l'anno scorso? L'anno scorso c'è stato un problema tecnico, e lo sai ma bene. Ma si hanno spaccato tutto quando hanno capito che era un film muto, su. No, non è andato così, lo sai bene. Basta. Lo sai basta, che non è andato così. Basta. La Vittorio non è andata non così, è importante, però. Non è importante adesso. Guarda, Deo. Noi siamo una federazione giovanile, in quanto tale dovremmo cercare di coinvolgere il più possibile i ragazzi. Servono proposte, forza. Proietti. Sì. Volevo proporre di incentrare la campagna rivolta ai giovani sull'immagine gloriosa che in questi anni hanno costruito le conquiste spaziali dell'Unione Sovietica. Dai, compagni. Ogni volta che c'è stato un successo nello spazio dei sovietici, non solo abbiamo guadagnato voti, ma siamo anche riusciti a togliere l'attenzione dell'elettorato dalla propaganda borghese contro l'operato di Khrushchev e Stalin. Non saprei, non mi sembra una priorità. Piuttosto concentriamoci sulle tematiche sociali. Sì, ma la corsa allo spazio rappresenta il proletariato che si impadronisce della scienza del futuro, della fantascienza. Succedono cose nuove continuamente. Hanno appena lanciato in volo combinato il Vostok 3 e 4. È un primo passo verso l'aggancio di due navicelle nello spazio. Beh, effettivamente Nikolai è stato su 4 giorni, i giornali manco ne hanno parlato. Potremmo scrivere una lettera al compagno Khrushchev, chiedendogli di mandare una donna nello spazio. Poi magari pubblicizzare questa nostra iniziativa. Insomma, la prima donna nello spazio potrebbe essere un altro primato dei sovietici. Ah, Lucia, ma chi gliene importa? Le donne di oggi vogliono la lavatrice, mica la nave spaziale. Ma in effetti però è l'immagine dell'Unione Sovietica che va recuperata. E finora l'America in quel campo ha fatto solo figuracce. Già, del resto ogni volta che abbiamo avuto una vittoria su quel fronte abbiamo preso più voti, no? Vero. Sì, sì, è vero. Sì. Beh, potremmo preparare Bitazebao, no? Oppure, sì, che ne so... Dei manifesti. Sì, ecco, perché no? Questa è una buona idea. Così li inseriamo in un quadro più ampio. No, Vittorio? Sì, sì, Marzani, mi ha convinto. Sì. Mi ha convinto. Chi vota la mozione del compagno Marzani di basare la nostra campagna sulle conquiste spaziali sovietiche? Dai, io ci sto. Anch'io. Ciao. Per me è una buona idea. Dai, io ci sto. Dai, no? Sì, grazie. Grazie. Te proietti che fanno voti. La verità è che non gliene importa niente a nessuno di quello che dico io. E se ho una buona idea, sai che fanno? Fanno finta che è venuto a loro. Però tu devi farti valere, devi farti rispettare. Funziona così, per noi è più difficile. Thank you.
Ciao. Valentina sorride e le donne della terra sorridono con lei in una speranza che non è più un'utopia. Vorrebbero andare tutte sulla luna? Vorrebbero semplicemente avere la libertà di scegliere il proprio destino, come lei. Questa è la nostra vittoria. Sì. Grazie. A questo punto io proporrei un brindisi. Grazie. Amore mio. Grazie. Prego. Signori, a Valentina, la nostra compagna. Evviva! Evviva! Evviva le donne comuniste! Evviva! 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 Sei contento? Tantissimo. Evviva! Evviva le donne! Evviva! Ci sta bene quello? Sì, è vero, è molto bello, poi è molto colorato, c'è il simbolo del Vostok. Piena la luna. Manca uno specchio. A me sembra piena. Step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.